Buona serata, ben ritrovati all'appuntamento del giovedì di Match, quello alternativo, come diciamo ormai da qualche settimana, quello dove si occupa di altri argomenti non legati in questo caso alla SPAL. Il giovedì dalle 21.30 in poi, vi ricordo due fasce, diciamo un'ora in compagnia del sottoscritto, e poi dalle 22.30 in poi con Giuseppe Celeghini si parlerà di pallamano. Di cosa parliamo questa sera? Allora, lo sport rimane un po' al centro di questa puntata, anche se spazieremo anche su sport, cultura, cinema e tanto altro. Tra poco capirete il motivo. Intanto però cominciamo dagli ospiti in studio. Devo dare il bentornato a un'amica, anche ex collega, ma insomma ormai ci si vede di tanto in tanto, Eleonora Manfredini, ben ritrovata. Ciao carissima. Ciao Nicola, buonasera a te e buonasera a tutto il pubblico a casa. Allora, tu questa sera lo sai che mi rappresenti lo sport a 360 gradi, dalla maratona al beach tennis, quindi insomma faremo affidamento su di te per tante cose. Sì, come stavo dicendo prima, faccio tutto e tutto fatto male, quindi... Adesso poi vedremo. No, perché in realtà so che è tutto dei riconoscimenti da poco, importanti. Vabbè, poi ne parleremo tra pochissimo. Con te in studio, insomma, avremo ospiti che si alterneranno. Cominciamo subito da due amici che sono tra l'altro coppie anche nella vita, ma l'ho scoperto da poco io. Allora salutiamo Angela Salvatori. Ciao Angela. Ciao Nicola. Benvenuta. Ciao a tutti. E Cristian Galli. Ciao Cristian. Ciao Nicola, buonasera. Allora, Angela Salvatori, giocatrice di beach tennis come Eleonora. Cristian, con te tra poco, volevo cominciare con te perché so che hai corso proprio recentemente la Ferrara Marathon, la Half Marathon l'altro giorno. Esatto. Tu sei un corridore, alleni anche i bambini per quello che riguarda il calcio, insomma, sì, sportivo tutto tondo. Ecco, però mi collegherò a voi, e così intanto lo presentiamo, lo salutiamo subito, un amico che diciamo ufficialmente come priorità è un attore, ma è anche uno scrittore e tra l'altro organizza tantissime cose, personaggio noto nel nostro territorio non solo. Do il bentornato, perché è in collegamento questa sera, a Stefano Muroni. Ciao Stefano. Buonasera Nicola, buonasera a tutti. Ben ritrovato. Allora Stefano, sai che con te io non ho mai problemi perché si può parlare un po' di tutto, devo dire, e con te tra poco ci collegheremo a tempo di fare due chiacchiere con i nostri ospiti, partendo da un riconoscimento importante che hai ottenuto, ovvero il premio Acquistorie, con cui hai vinto con un libro che hai presentato anche qui a Match, peraltro. Sì, che tra l'altro è un libro che parla di sport, quindi insomma sono anche contento di non sfigurare in mezzo agli ospiti, e quindi sì, insomma, poi se vuoi ne parleremo, ma è un premio che io non mi aspettavo perché è uno dei premi più importanti a livello nazionale. Quindi certo, sono molto felice. Allora, noi ti facciamo i complimenti. Intanto ricordiamo che il libro è Rubens giocava a pallone, che si rifà ovviamente alla storia di Rubens Fadini, questo calciatore purtroppo scomparso prematuramente con il Grande Torino, quindi nell'incidente drammatico di Superga, ma che era originario di Olanda e di Savoia. Quindi c'è stata una grande ricerca di Stefano, con cui tra poco parleremo. Io però, come dicevo poco fa, volevo cominciare subito con te, Cristian, perché mi ricollego alla puntata di 7 giorni fa. Abbiamo parlato di Half Marathon, di questo ritorno appunto a correre a Ferrara, appunto manifestazione tra l'altro che mi sembra andata molto bene visto che c'era tantissima gente. Ecco, intanto com'è stato partecipare e ritornare insomma protagonisti, perché immagino che avrai corso anche durante questo anno e mezzo, ma insomma le maratone già non c'erano più in pratica. Sì, è stato molto emozionante, è stata preparata molto bene, quindi faccio i complimenti all'organizzazione. E, sì, durante chiaramente il lockdown, e per penso tutti i runner come me è stato un po' difficile correre o tenere un po' la linea per mantenere un po' i ritmi, però una volta dato il via alle danze, alle prime maratone che c'era possibilità di correre, mi sono iscritto. Ecco, intanto, giusto per capire, non voglio sapere cosa sei arrivato, ma insomma la prestazione ti ha soddisfatto oppure ti aspettavi qualcosa di più, Ma mi aspettavo un po' meglio, però non, alla fine sapevo di dovermi allenare meglio e quindi... Ma questa è falsa modestia del corridore oppure è vero, Eleonora? Io dico sempre che quelli che fanno la half e la maratona sono degli eroi. Io ho fatto la 10 e ero già stanca, quindi oggettivamente per me... Insomma... Io ero convinto che aveste corso insieme, invece lei ha fatto quella dimezzata in pratica. La 10 chilometri. Sì, la dimezzata rispetto alla dimezzata. Ha detto che si preparerà per la 21. Quindi la stai cercando di spronare da questo punto di vista. Senti, allora però volevo collegarmi anche a quello che dicevamo prima. Tu insegni, sei un allenatore di calcio, giusto? Sì, esatto. Per cui così ci colleghiamo a Stefano, che volevo coinvolgere subito. Intanto da quanto tempo fai l'allenatore? È un percorso recente oppure? No, ormai sarà
buon 15-20 anni che alleno. Ah, però, quindi insomma, una carriera importante, insomma. Sei a classe in provincia di Ravenna. Anche perché ricordiamo che i nostri amici vengono dalla provincia di Ravenna, giusto? Sì. Quindi, ecco, quindi questa sera abbiamo la Romagna presente qui in studio. Ecco, infatti volevo collegare un po' sempre quello che ho detto poco fa. Allenare in presenza i bambini invece com'è stato tornare in presenza? Immagino che i bambini abbiano sofferto molto di questo anno, sì, e mezzo, e anche della distanza, della lontananza. Sì, ti confermo Nicola, è ancora tuttora difficile perché non tutti i bambini l'hanno presa allo stesso modo, quindi ci sono quelli che un po', diciamo tra virgolette, sono più scafati e quindi riescono più facilmente a superare certi problemi. Alcuni invece ne hanno risentite e quindi è più difficile riuscire a dare tranquillità anche nello scambio di informazioni che diamo noi allenatori. Certo, quindi c'è bisogno di tornare a una socialità non soltanto fisica ma anche tra di loro, insomma, immagino, insomma, è un po' un ritorno in presenza, quindi di conseguenza immagino che magari forse non erano più abituati come prima. Sì, non erano più abituati, e quello che più ho notato è stato il confronto con gli avversari, adesso che stiamo facendo le prime partitelle, diciamo, certo, così, amichevoli. Quindi il confronto è incontrare e superare l'uomo, come si dice nel gergo, si ha un po' di tensione, di tubanza, cioè si nota, sì, questa cosa. Vabbè, insomma, era giusto un po' per capire, ecco, come si affronta anche da allenatore, quale sei, sì, insomma, questo problema, anche se comunque, insomma, meno male che siete tornati in presenza, speriamo, certo, che insomma possa essere una presenza definitiva. Mi ricollego dunque al tuo calcio per parlare invece del calcio, che è protagonista del libro di Stefano Muroni. A dire vero, Stefano, il calcio ovviamente è un pretesto per raccontare la storia proprio di Rubens Fadini, un personaggio che tra l'altro so che hai ricercato, c'è stata un'accurata ricerca di questo libro per ripartire e tornare alle origini proprio di Rubens Fadini. Sì, ci sono molte storie che appartengono al nostro territorio, al nostro paesaggio, straordinariamente sommerse dal tempo, che sono destinate alla scomparizione quasi totale. Però molte di queste storie sono veramente belle e affascinanti. Una di queste era quella di Rubens Fadini, questo bambino che nasce nel 1927, quindi 2 anni prima di mio nonno e non così lontano, nella Bonifica Ferrarese, nel comune di Yolanda di Savoia. Aveva un grande sogno, quello di diventare un grande calciatore. Però siamo nel 1927, nella Bonifica Ferrarese, lui è figlio di contadini, quindi il padre non capisce queste ambizioni strane del figlio. E quindi lui deve diventare un contadino, massimo un operaio della bonifica. Però questo è veramente un talento eccezionale. Quindi a 13 anni con la famiglia si sposta a Milano, inizia a lavorare alla Ceretti e Tanfani, questa azienda di funivie che credo esista ancora, e inizia a giocare nella dopolavoro Ceretti e Tanfani, la dopolavoro calcio, e a 13 anni diventa un piccolo campione, vince 3 campionati in questo torneo giovanile. E poi nel 1945, dopo la guerra, viene acquistato dalla Gallaratese in Serie B e gioca 3 anni. E nel 1948, l'anno in cui la Gallaratese va in Serie C, quindi uno sfacelo totale, però lì c'è un campione, un giovane campione, questo Rubens Fadini. Tant'è vero che nel mercato autunnale del 1948 Rubens viene acquistato dal grande Torino. A Gallarate abbiamo trovato il nuovo Mazzola, così si dice che qualcuno dica a Torino. Questo giovane ragazzo fa 10 partite, un gol memorabile contro il Milan, gioca a Lisbona contro il Benfica, ma ahimè, era in quell'aereo che sbatte sulle colline di Superga all'entrata di Torino. Era più giovane, era più promettente, certamente più dimenticato. Rubens Fadini, ed era ferrarese, era della nostra regione dell'Emilia Romagna. Ho vinto questo premio, che è il premio Acquistoria. E per chi non li conoscesse, da oltre 50 anni, in Italia c'è il premio Strega, che forse è il più importante, ma c'è anche il premio Campiello, il premio Bancarelli, e il premio Acquistoria, che è il premio più importante per i romanzi storici. Il mio maestro, che quest'anno ci ha lasciato, il più grande scrittore degli ultimi 30 anni, per me, Antonio Pennacchi, quando ha scritto il suo capolavoro Canale Mussolini, ha vinto il premio Strega e il premio Acquistoria. La cosa bella è che andrò a ritirare questo premio il 16 ottobre, e questo è il risvolto che è legato allo sport e alla storia, ma questo premio, insomma, è anche un premio in denaro, 6.500 euro. Ho vinto 6.500 euro. Però credo che non li ho vinti io sono un tramite della storia, li ha vinti Rubens, li ha vinti la mia pianura, li ha vinti la mia bonifica. E quindi ho deciso che ogni 1° giugno, dall'anno prossimo, che è il compleanno di Rubens, ogni 1° giugno, per 10 anni, devolverò 600 euro per ripristinare e manutentare il campo sportivo di Gherardi,
frazione di Iolanda di Savoia, che è il campo sportivo in cui il mio Rubens dà i primi calci ad un pallone, per ricordarci quanto le storie del passato vivono ancora nel presente e in qualche modo possono riprogettare e migliorare il futuro. Allora, intanto complimenti per il premio, ma complimenti anche per questa scelta di appunto sostenere con, ripetiamo ancora, 600 euro all'anno per 10 anni questo campo sportivo. Tra l'altro, così ci andiamo un po' a ricollegare, magari tra poco ne parleremo anche delle periferie, dei piccoli borghi, perché Gherardi, insomma, credo che non sia una metropoli. Non so, Stefano, quanti abitanti abbia Gherardi? Parliamo di poche centinaia, È uno di quei immagino. paesi che, come altri 8.000 paesi, sta scomparendo in Italia. C'erano 2.500 abitanti negli anni 50, sono rimasti circa in una cinquantina nel centro. Tu qui Ah, due ho mie zie. capito, quindi 50 abitanti, veramente cerchiamo un po' di ripopolarla questa frazione, altrimenti Andiamo ad abitare tutti a andiamo a Gherardi, Gherardi, diciamo infatti. che... No, Ah, io però vi guarda, aspetto tutti. comunque, a parte le battute, cioè effettivamente ci sono certe piccole località nel ferrarese che meriterebbero di essere comunque ripopolate in qualche modo. Noi ci auguriamo di lanciare questo appello che quindi possa dare un fine con Gherardi. Allora, Stefano, tra poco però parliamo anche dello stato della creatività giovanile, un incontro che è tenuto venerdì, però intanto ne approfitto, visto che abbiamo parlato di sport, Eleonora, poi con te magari approfondiremo soprattutto nella seconda parte, però quest'estate, così insomma coinvolgiamo anche Angela, protagoniste di tanti tornei di beach tennis. Intanto è uno sport che si pratica soltanto d'estate oppure con i campi magari al chiuso si possono praticare anche No, d'inverno? è uno sport che si pratica anche d'inverno. È certo che è uno sport che cambia molto le sue dinamiche se fatto indoor oppure outdoor, perché comunque outdoor porta con sé intanto la caratteristica del sole, del mare è sicuramente più bello. Però ci sono mille variabili, appunto il sole, il vento, che è una variabile non trascurabile all'interno del nostro gioco, nel senso nel momento in cui si sceglie un campo, si sceglie quello solitamente in cui il vento è una componente fondamentale, perciò è tutto da gestire. D'inverno è sicuramente più uggioso, è sicuramente più freddo perché si gioca spesso all'interno di capannoni, si gioca spesso all'interno di comunque delle strutture tensostatiche, non ha, diciamo, lo stesso appeal che in estate. Noi ci divertiamo a praticarlo perché è comunque un modo per stare insieme, un modo per divertirci, quindi sostanzialmente lo facciamo anche d'inverno, d'estate ha un appeal sicuramente maggiore. Oddio, non Sì. avevo visto. Stanno uscendo le vostre foto. Angela, intanto tu sei Signor. una giocatrice da diversi anni, giusto, di beach Sì, ho tennis? iniziato che ero ragazzina Ah, e dai. ho sempre continuato con tutte le sue evoluzioni. Com'è stata questa partnership tra voi due? Come ti è stato giocare insieme? Ma in realtà io ho avuto un momento di pausa perché ho avuto due figli, quindi mi sono dedicata a Come loro, si chiamano? Riccardo e Emanuele. Bene, salutiamo allora. E poi sono tornata un po' alla volta e poi ho avuto la fortuna di incontrare Eleonora che mi ha E avete portato a casa, però adesso a parte tutto, io riportato. prima Eleonora insomma, cercava di minimizzare, però ho visto che delle medaglie le avete portate a Sì, casa. ci siamo divertite. E abbiamo raggiunto anche dei buoni risultati, dai. Ma Ma scusa, adesso perché adesso faccio la profana io, anche se sono in studio, ma scusa, quelle che stiamo vedendo noi in studio le stanno vedendo anche da casa? certo, è certo. No. Allora, quello che tu vedi lì in realtà è quello che va in onda, quindi alcune passano, altre no, però insomma un po' alla Ok, volta no, comunque ok, perfetto, no, arrivano in perché... buona parte. No, perché sono circondata da schermi, adesso non mi ricordo neanche più come funziona qua in televisione, quindi devo capire che cosa stiamo vedendo, cosa stanno vedendo da Ecco, vedi, in casa. questo momento ci siete in onda, va bene? Oh Guarda, signore. foto quasi da Miss, da sfilata, oltre che da sport. Vabbè, comunque insomma, complimenti ragazzi intanto intanto per questa passione, perché comunque è bello il Sì. fatto che unisca, al di là dello sport, anche un'amicizia, faccia affiorare comunque nuovi incontri, nuovi modi di socializzare. E poi insomma, il beach tennis, io ve lo dico, non è che sia un gran sportivo, Eleonora lo sa. Tanta stima per quelli che, insomma, d'estate, quando c'è quel caldo, quando la sabbia brucia anche, passano ore e ore, insomma, a divertirsi e comunque anche a faticare, perché comunque è anche una fatica, è inutile che non giri al settore. Insomma, sarà un divertimento, però immagino che di adrenalina ce ne sia Sì, parecchia durante questi tornei. sicuramente, però è quello che a noi piace. Ma voi sfidate anche gli uomini oppure sono solo tornei femminili, donne contro No, donne? facciamo anche dei misti.
Uomo e donna insieme. E avete battuto spesso degli uomini? Ah, io e lei contro due uomini. È È successo. successo. Poi conosceremo nella seconda parte altri due uomini che giocano, due ragazzini, giusto? Sì, Due due ragazzini. under 15. Vabbè, ne parliamo dopo. Comunque, a prescindere da under 15, età, non età, insomma, comunque è uno sport che appassiona un po' tutte le età, anche i più giovani. E qui volevo collegarmi di nuovo con Stefano per parlare proprio di giovani, creatività giovanile. Stefano, intanto non te l'ho mai chiesto, Stefano, tu giochi in spiaggia o non è, diciamo, la tua pratica preferita? In spiaggia no, però ho fatto 10 anni di nuoto agonistico al centro nuoto Copparo, quindi Ah. ho fatto, ero uno sportivo, ho fatto anche i nazionali, sono arrivato primo provinciale, primo regionale, 86esimo nazionale, però il primo stava a 4 secondi da me, quindi in quei 4 secondi mi ricordo che c'erano 86 atleti, però io ero arrivato 86esimo. Vedi, si vedeva che sei fisicato, adesso abbiamo capito il motivo, eh? Quindi un nuotatore oltre che un attore e anche uno scrittore. Stefano, allora parliamo invece di una cosa importante che hai organizzato e che sei tenuta venerdì scorso a Copparo, noi tra l'altro l'abbiamo detto anche nel TV giornale, primo incontro sullo stato della creatività giovanile della provincia di Ferrara. So che venerdì hai riunito a Copparo quasi tutti i comuni del territorio, che cosa si è detto, qual era l'obiettivo di questo incontro? Ma sono due punti fondamentali. Il primo punto, che è sempre un po' drammatico, io non ho dimenticato che la nostra provincia è la provincia a livello regionale con il più alto tasso di dispersione scolastica, disoccupazione, analfabetismo e anche spopolamento. E poi c'era un po' quello che si parlava prima in studio, cioè dopo questi 2 anni di Covid, dopo questo anno e mezzo di Covid, ci sono state certamente delle ferite interiori, soprattutto da parte delle nuove generazioni. C'è stato un inizio di depressione, una percentuale alta di ragazzi che hanno avuto un inizio, un principio di depressione, ma soprattutto è avvenuta una cosa molto pericolosa, l'abbassamento dell'autostima. I giovani hanno avuto un abbassamento dell'autostima. Allora, noi in estate abbiamo avuto la fortuna di attivare 10 campus di teatro per bambini in 10 comuni, quindi praticamente in metà provincia, per capire anche in che punto era, in che stato si trovasse la creatività delle nuove generazioni. La creatività non è solo la recitazione, la creatività c'è anche nello sport, cioè di fronte ad un problema tu trovi subito 10 soluzioni, questo ti serve anche nella vita. E allora ci tenevo particolarmente ad attivare questo incontro plenario con tutti i comuni, ma c'era anche la Regione Emilia-Romagna, la Camera di Commercio, la Biper, per intanto vedere i documentari inediti della tenda Summer School, che è questo campus mondiale che facciamo a San Donatello San Vittore nel comune di Copparo, e il documentario della tenda Summer School Junior, il campus che facciamo da quest'anno in 10 comuni per i bambini. Ed è stato un modo per dirci, signori, cerchiamo di attivare magari l'anno prossimo un nuovo tavolo di lavoro provinciale per capire e programmare, progettare una nuova governance territoriale affinché la nostra realtà, che si chiama Ferrara, la città del cinema, questo ecosistema di scuole, campus, agenzie, alta formazione di teatro e di cinema, possa proporre a tutti i comuni i propri progetti, che sono campus per bambini, che sono il cinema nelle scuole medie, che sono il cinema nelle scuole superiori, che sono anche progetti speciali. Stiamo progettando la prima scuola del cartone animato per bambini in un Oh. comune. Perché dobbiamo farla sempre a Milano o a Los Angeles? Non può essere in provincia di Ferrara? Assolutamente sì. E quindi credo che questo sia una parte del futuro. Io so che in provincia spesso giustamente si parla delle strade, della sicurezza e dell'asfaltatura. La mia paura però è che fra 20 anni avremo delle strade rifatte perfettamente, ma nessuno ci sarà più a vivere in quelle strade, in quei borghi. Quindi cerchiamo di lavorare ovviamente per la sicurezza e cerchiamo di lavorare anche per la cultura affinché in quelle strade ci siano sempre ragazzi che possono percorrere quelle vie per andare da un borgo all'altro, da un paese all'altro, magari anche attraverso la creatività. Noi siamo un'industria creativa, noi ogni mese paghiamo 40 persone. L'industria creativa ha un gioco fondamentale, un ruolo fondamentale nel PIL nazionale, quindi bisogna investire sulla creatività e investendo sulla creatività si spera che le nuove generazioni conoscano meglio il proprio territorio, possono amare il proprio territorio e chi conosce e ama il proprio territorio difficilmente se ne andrà via. E se ne va, probabilmente qualcuno tornerà con una bella idea. Le belle idee hanno sempre arricchito il territorio.
Allora, io sono assolutamente d'accordo e sono affascinato un po' da questo discorso che hai fatto, perché effettivamente per rendere affascinante un territorio, appunto, bisogna comunque creare anche delle aspettative. Sei chiaro, insomma, penso che sia abbastanza normale, e tu penso che mi possa capire, Stefano, visto che insomma anche tu vieni da un paese della provincia di Ferrara, che spesso insomma il miraggio è sempre stato quello delle grandi città, dei posti insomma dove trovare qualcosa che non c'è dalle nostre parti. Ecco, quindi lodevole questa iniziativa e mi auguro che questa risposta che c'è stata a Copparo venerdì possa diventare concreta, ma so che tu sei un tenace, quindi immagino che se non si arriva al sodo andrai avanti dunque a battere in un qualche modo per ricordare, ecco, questo impegno preso. Sì, ma io la cosa bella, lo dico, io spesso vado nei comuni, non so nemmeno che partito politico ci sia in quel comune, noto che la bellezza interessa sempre. I bei progetti per il proprio territorio interessano sempre, tant'è vero che nell'incontro di Copparo, ovviamente saluto il sindaco Fabrizio Pagnoni, perché insomma in qualche modo è stato il padrone di casa al Teatro dei Micheli di Copparo, c'erano 15 comuni, 15 comuni su 20, mancavano per lo più quelli che sono sotto elezioni, che ovviamente avevano anche altri impegni. Secondo me anche il Covid ci ha fatto capire che bisogna stare uniti, bisogna avere una visione d'insieme, bisogna fare sinergie e soprattutto quando i soldi sono pochi, spesso si danno ai professionisti, si danno ai progetti di valore, e quindi credo che sia il momento giusto per proporre progetti di valore in maniera professionale, con qualità e con competenza. Io sento che siamo vicini ad un nuovo rinascimento, però bisogna crearlo. Gli uomini del rinascimento dicevano: obo faber fortune sue, l'uomo è fattore del proprio destino. Quindi se iniziamo a credere che ognuno di noi può costruire un pezzettino, possiamo fare grandi cose. La roba dei 600 euro all'anno, non l'ho detto per autoglorificarmi, non me ne frega niente, lo faccio perché ci credo. Se ognuno fa il suo, se ognuno ha cura del proprio giardino di fronte alla propria casa, se ognuno fa il suo, il nostro paese sarà più bello, il nostro paesaggio sarà più bello. Basta poco, però bisogna farlo. Allora, noi ce lo auguriamo, Stefano, insomma, mi piace, come ti ho detto poco fa, la tenacia che ci metti, quindi speriamo che ovviamente tutto quello che ci stai raccontando e che hai raccontato anche venerdì nell'appuntamento di Copparo, insomma, possa un po' alla volta diventare concreto. Allora, noi tra poco, tra l'altro, cambieremo gli ospiti, quindi volevo approfittare anche per ricoinvolgere ancora i nostri due protagonisti qui in studio, Angela e Cristian. Cristian, intanto, allora, giusto per parlare del coinvolgimento dei più giovani, come diceva Stefano, anche su un altro ambito. Adesso che cosa avete in programma con i bambini che immagino devi seguire? Tu quanti bambini segui in pratica ogni settimana all'allenamento? Io ho una squadra di 26 bambini. 26? E sono del 2012, quindi sono dei bambini quindi sono giovani proprio, sì. Devi farli proprio giocare e divertire, insomma, okay, certo, lo scopo educare allo sport, però divertendoli in lo pratica. Scopo è quello. Intanto sono calati rispetto al periodo pre-Covid oppure siete riusciti a mantenere numeri più o meno come prima? No, come numeri sono una società che ha dei numeri importanti e quindi il fattore anche, vabbè, campo sintetico, quindi favorisce questa cosa. Ci sono tanti, tanti bambini. E quindi insomma diciamo che siete riusciti, ecco, a mantenere vivo da questo punto di vista. Vivo vi chiamate, cosa. Detto siete il classe? Il classe. Ok, avete della zona di Ravenna, quindi. Esatto, una frazione di Ravenna. E avete dei tornei adesso a giorni oppure? Ma adesso inizia il campionato, e quindi, tra virgolette. E quindi si parte? Si parte il 10 ottobre. Con buone aspettative, spero di sì. Ma sì, sempre. guai se così non fosse. Senti invece Angela, tu hai detto che hai iniziato invece a giocare anche tu da giovane, ecco, per quello che riguarda il beach tennis. Il beach tennis è un qualcosa che lo vedi adatto ai più piccoli oppure da che età secondo te diventa ideale per praticarlo e per coinvolgere i più giovani? Ma secondo me è un po' uno sport adatto a tutti, anche dai più piccoli. Chiaro che il tempo poi dà la possibilità di venire fuori, certo. Quindi dai 13, penso 14 anni, già possono iniziare a dare buoni risultati. Ma giusto per capire, voi generalmente quando sfidate altre persone, l'età sono pari livello, sono più giovani, meno giovani? Sono sempre la più vecchia. ma tu sei giovane anche dentro ma anche fuori, per cui... Vabbè, diciamo che sei forse quella un po' più matura. Ecco, sì, sono dire. Più matura, diciamo. Il termine così. Vecchio lo mettiamo da parte. Però immagino comunque con una resa non da poco, dato che se avete vinto più volte, per cui... Sì, diciamo che in squadra poi
fa la coppia, quindi è anche un po' un trovarsi quando si gioca in coppia, nel senso che ci si compensa, un po' come nella vita poi. Certo. Va bene, intanto mi ha fatto piacere conoscervi, quindi coppie nella vita, ma anche coppie di amici, anche perché comunque siete qua con altre persone che conosceremo tra poco. Io ringrazio Angela Salvatore e Christian Galli, ovviamente in bocca al lupo per le vostre attività, anche professionali, quindi parliamo del settore della polizia, visto che insomma è stata la festa ieri, se non sbaglio, della polizia, se non ricordo male. È stata una santa messa peraltro anche a Ferrara, ma penso anche in altre località d'Italia. E per cui vi ringrazio e soprattutto ringrazio anche Stefano Muroni. Stefano, con te ci ritroviamo presto per parlare di tante altre cose. Solo una cosa velocissima, so che c'è il centro di performazione attoriale che sta per aprire le iscrizioni, giusto? Esatto, da 8 anni a Ferrara c'è la prima scuola di teatro, cinema e televisione per gli adolescenti, ragazzi tra i 14 e i 18 anni, e dura 3 anni, 2 giorni a settimana, abbiamo già molte iscrizioni, abbiamo l'open day l'8 ottobre, guardate il sito, centro, preformazione, attoriale, è una grande opportunità che ai miei tempi, quando ero adolescente, non c'era, adesso c'è e quindi insomma sfruttiamola. E so che domani torni a Ferrara, quindi buon rientro dalle nostre parti. Grazie, tue, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Ciao, ciao, grazie ancora Stefano Muroni, niente, grazie ancora Angela Salvatore e Christian Galli, noi ci fermiamo un attimo in pubblicità, tu non mi scappare, perché tra poco sarai... Via, lascio qua loro, no, cioè, tu sarai molto coinvolta tra poco, vi spieghiamo il motivo tra pochissimo, rimanete con noi. E torniamo in diretta all'appuntamento di Match del giovedì, vi ricordo tutti i giovedì sera dalle 21.30 alle 23, oltre le varie repliche, vi ricordo anche che tra mezz'ora sarà con noi Giuseppe Celeghini con la puntata, la parentesi dedicata alla pallamano tutti i giovedì sera. Stiamo parlando ancora di beach tennis, anzi adesso entriamo proprio nel vivo, cara Eleonora, mi hai portato 2 giovincelli. Si sono autoinvitati in realtà, io non sapevo niente. Sei sicura? Adesso lo chiedo a loro se sono autoinvitati. Non è colpa mia. Allora, partiamo da Marcello Tomasi. Ciao Marcello, intanto ciao, benvenuto. Ciao a tutti. Ecco, Marcello Tomasi, giocatore di beach tennis da tempi non sospetti. Sì, esatto, miliardi di anni purtroppo. No, miliardi no, però insomma, abbastanza. Ecco, e con te il prode e amico Domenico Barbieri. Ciao Domenico, benvenuto. Ciao, buonasera, ciao. Cosa ridi, Eleonora? Adesso qua devi mantenere una certa serietà perché so che sei un po', so che sei emozionata perché, ve lo diciamo subito così rompiamo il ghiaccio, sì. Marcello e Eleonora sono compagni nella vita in pratica. Cioè il ghiaccio non è che l'hai rotto, l'hai proprio fuso. Così lo diciamo subito e se doveste notare qualche ammiccamento o anche qualche rimproverata, perché immagino che sia così, ho già visto Eleonora prima che ti bacchettava. No, è una costante quotidiana, quindi sì. Siamo abituati. Confermi. Ecco perché... i tuoi interessi. Adesso vabbè, non facciamo come Sandra e Raimondo, insomma mantieniamo un po' di dignità, vediamo un po' di raccontare anche la vostra passione legata al beach tennis. Però comincerei da voi due, perché prima abbiamo fatto una prima parte dedicata in cui abbiamo raccontato un po' il rapporto dei più giovani con lo sport. Marcello, tu da quanto tempo è che giochi a beach tennis, visto che tuttora pratichi e porti avanti questa... Guarda, in realtà purtroppo una 30 anni. E... si comincia a giocare per caso, no? Cioè in realtà sei in spiaggia, non sai cosa fare, e prendi questa racchetta in mano, quindi io ho iniziato quasi 30 anni fa. Oltretutto non c'era niente per giocare, quindi ognuno si creava la sua racchetta con legno, erano delle cose improbabili. Cioè ma tipo i 30 anni fa c'erano i campi o non c'erano? Pochi? Allora, si usavano quelli da beach volley, quindi c'era la rete alta, non esistevano delle regole vere e proprie. Erano più grandi, erano 9 metri per 9 metri, a differenza di adesso che sono 8 per 8. E come mai è stato ridimensionato allora? Cos'è cambiato? Per me, per adattare sia il beach volley che il beach tennis in un campo unico. Non è che perché magari giocano di tutte le età e quindi bisogna stare più compatti, c'è da correre di meno? No, quello guarda, è impossibile perché sennò adesso noi dovremmo giocare in un campo di uno per uno. Sì, quindi... Vabbè, insomma, comunque una passione che vi accomuna e che vi ha, insomma, anche come amicizia, vi ha fatto rincontrare, se non sbaglio, qualche anno fa, giusto? Sì, noi ci eravamo conosciuti già, non dico 30 anni fa, ma una 20 anni fa. Poi ci siamo un po' persi di vista. Poi grazie a Eleonora, che è venuta in quel di Marina di Ravenna, quando ho imparato che era la compagna di Marcello, ho detto non ci posso credere.
Neanch'io. È da tre anni che giochiamo insieme, ci divertiamo. Aspetta, 3 anni voi due o 3 anni con Eleonora? Lo stesso, uguale. Lo stesso, uguale. Okay. Perché intanto gioco anche qualche misto con Eleonora. Ho capito. Ci sono delle foto inquietanti sul retro che non è un grande... No, ma ci sono delle foto che stanno uscendo in onda, eh. Quello che vedete lì proprio esce in onda. Sì, quindi ma non, siamo... non è uno spot però No, invece in realtà, perché volevamo arrivare a questo... Il beach tennis, che per molti magari è uno sport che può arrivare fino a una certa età, adesso voi non è che siate troppo anziani, però insomma non siete più dei ragazzini, ecco. E ancora lo praticate con orgoglio, portando a casa anche voi comunque dei risultati. Certo, certo. Quest'estate siete stati in Sardegna, giusto? In Sardegna a fare i mondiali di FBT. Ecco, volevo arrivare a questo. I mondiali di FBT che cosa sono in pratica? Ci sono un paio di federazioni, sì. Paio, c'è la FIT e l'IFBT. L'IFBT è quella che è nata, è stata la prima federazione da dove è saltato fuori tutto questo giochino che ci fa divertire tuttora. Certo. E quindi è quello un po' più ridimensionato, diciamo, però si vedono dei bei giocatori, ci si diverte. Ma tipo voi con chi vi scontrate? Nel senso, giocatori allora, di che età? Diciamo così, che avendo una certa età, sì, noi possiamo fare quasi tutte le categorie, tranne gli under ovviamente. E quindi... Ma cioè, però vincendo anche, come sono le vostre? Diciamo che siamo degli ottimi secondi, perché quest'anno... Però secondi... comunque, insomma, voglio dire... Non è male. Ci siamo tolti l'anno scorso abbiamo vinto gli europei over 40 e quest'anno siamo arrivati secondi ai mondiali over 40, quindi dai... Vedete, perché qua noi, voi penso lo sappiate, io sono abituato a parlare più che altro di SPAL e non ha magari troppa confidenza con tutte le altre attività sportive, però vedete che dei risultati arrivano un po' da varie discipline. Ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Ma adesso quindi che ormai, vabbè, c'è ancora caldo un pochino adesso, però stiamo andando verso l'inverno, che si fa? Si sta... Eleonora, non ridere, che deve essere... Scusa, è la tua dolce metà, devi trattarlo bene. Ma io rido per le fotografie, perché sono... Ma le hai mandate tu le fotografie? Le ho scattate anche io, perché questa io... Questa qua era la finale contro due portoricani. Ah, che abbiamo perso, peraltro, alle 8 del mattino, è stato drammatico. Alle 8 del mattino? Sì, sì, una cosa inquietante. Però comunque, insomma, alla fine... Ma, io rido, Nicola, perché tu devi capire che, ovviamente, come immaginerai, non sono più due ragazzini, quindi tutte le volte che giocano... Ma noi siamo qua per evidenziare che lo sport, certo, fa bene a tutte le età. E infatti, dico, loro quando giocano nella loro categoria, quindi over 40, over 45, hanno sempre gli ottimi risultati. Sono encomiabili, a mio avviso, perché giocano anche confrontandosi con persone di 20-30 anni di meno, che hanno tutto un altro ritmo nell'approccio al gioco. Io rido perché sono sempre al loro seguito, preoccupatissima che gli arrivi qualche cannonata da parte di un ragazzino di 2 metri e me li rovinino, perché insomma capisci che... Cioè, me li rovinino. Ma sì, perché insomma dopo non mi danno più l'accompagnamento, cioè capisci, io Senti, ma adesso al di là di queste... Noi potremmo andare avanti queste battute, adesso l'ho infinito, ecco. Però chi è che... Cioè, quindi è stata lei ad avvicinarsi al beach tennis, grazie a te? O tu già giocavi a beach tennis? No, in origine io giocavo e lei, insomma, praticava. Ok. Poi dopo nel tempo, ovviamente, diciamo così, ho ceduto lo scettro familiare e lei adesso è la principe. Ecco, allora raccontaci, visto che sei in questa posizione, Eleonora, che ascolti, diciamo, quello che ti viene detto. No, però, insomma, quest'estate e anche... passato, perché mi ricordo che eri già venuta a parlarcene, col beach tennis hai ottenuto dei risultati importanti. Sì, dai, diciamo più in passato che in presente. Diciamo che da quando ho ottenuto quei risultati importanti qualche anno fa l'ho presa più come un gioco di divertimento, infatti è un modo per stare in compagnia con Angela. Prima si parlava con lui, che è il compagno di Marcello nei doppi maschili, e del compagno mio nei doppi misti, quindi sostanzialmente diciamo che ho dato valore allo sport, ma in maniera un po' rivisitata, nel senso che negli ultimi periodi mi dà più soddisfazione l'aspetto dell'amicizia più che dello sport, perché poi sono dell'idea che fare sport in compagnia delle persone giuste aiuti anche a viverlo in maniera più diciamo più gioviale e anche più serena, quindi anche ad ottenere dei risultati buoni in ogni caso. Allora, intanto stanno arrivando dei messaggi, insomma, ne ha detto qualcuno, c'è in particolare nel caso della Gereuno Laura, che ha 41 anni, non ha mai praticato beach tennis e voleva sapere se secondo voi, io non so però Laura chi sia, non la conosco, non so se si è allenato o meno, per iniziare a giocare a beach tennis a 41 anni. Basta una racchetta, una rete, no, ho capito, un campo. Però insomma, cioè, ci vuole un certo allenamento, questo voglio capire.
Diciamo che per ottenere dei risultati sì, un po' di allenamento ci vuole, nel senso a livello di fiato, a livello di insomma anche di capire un po' come funziona, perché in realtà a un livello basso o intermedio si possono divertire bene o male tutti. È un approccio che consente comunque a tanti di avvicinarsi, perché appunto è molto facile, divertente, cioè cominciando a palleggiare si comincia diciamo dai a ridere, a divertirsi in compagnia, ci sono quattro persone, quindi molto spesso si gioca tra amici appunto, però diciamo che per ottenere dei buoni risultati ci vuole un po' di tempo, anche per capire veramente le dinamiche di gioco. Se si gioca in doppio bisogna anche favorire il gioco del compagno, non solo il proprio gioco, sì, perché ci vuole immagino una certa sinergia, bisogna capirsi. Sì, poi è un po' come il tennis, anche un po' come il beach volley, si deve sapere che se la pallina viene mandata in un punto conseguentemente arriverà un altro tipo di pallina che magari potrà mettere anche in difficoltà quello che sta di fianco, quindi bisogna giocare insieme sostanzialmente, bisogna imparare a giocare insieme. Si ma gioca giusto in per capire, così questa sera ormai facciamo un po' misto sport gossip, voi due giocate insieme? Ma neanche per sogno? No? Ma neanche. No, è impossibile. Ci serve una buona intesa o no? No, non esiste. Vabbè, no, è impossibile. Tu ci hai provato Domenico a farli giocare insieme o non? Sì, con cattivi risultati. E non c'è mai non c'è storia. Si rompe la partita presto, quindi. Mi sembra un po' cane gatto, però cane gatto che ci vogliamo bene. No, ma è oggettivo, nel senso che sono in pochi nel nostro sport che in coppia nella vita giocano anche in coppia nello sport. Sì. Perché subentrano delle dinamiche insomma un po' particolari, come ci si arrabbia tra le mura domestiche, ci si arrabbia in campo. Ma tra le mura domestiche c'è la possibilità di sbollire con più tempo. E in campo devi vincere una partita, quindi non hai tempo di chiarirti. Quindi nella maggior parte dei casi la perdi la partita. Se ti arrabbi per una sciocchezza. Vabbè, questo è chiaro, insomma, ci vuole un'intesa, quindi di conseguenza forse magari se ti arrabbi con Domenico è un modo diverso di reagire, eh? O no, o più o meno sempre quello, eh? Beh, chiedi a lui perché mi arrabbio molto anche con lui. A parte, guarda, ti dico, onestamente Domenico tu mi sembri un pezzo di pane, per cui sì. Mi sa che quella che forse si arrabbia è lei al massimo. Guarda come ride. Ecco, non lo so, non è così? No, confermo. Confermi, sì, infatti. Sì, confermo, comunque perché ci tiene a far bella figura, ci tiene a vincere, come tutti, però è un agonista che ci dà. Cioè... Però Angela non mi fa arrabbiare come lui, quindi sì, tanto per citare. Sai, ognuno ha il suo carattere. Angela l'abbiamo visto anche lei, molto tranquilla, mi sembra anche una persona molto razionale. Sì, non è così? Non no, perché stai facendo un po' delle smorfie. Non si arrabbia, con Angela non si arrabbia. No, perché Angela fa più cose giuste di quelle che fai. Ecco, vedi. Senti Domenico, ma tu pratichi anche altri sport o hai praticato oltre? No, ho giocato a calcio, poi dopo mi sono rotto la spalla due volte e ho deciso di smettere. Poi anch'io circa come Marcello, è circa una trentina d'anni, mi ha preso questo sport, mi ha preso e mi diverte soprattutto. E gioco anche tutto l'inverno, cioè non riesco a staccare, quindi sto bene, mi fa star bene. Io lavoro in un negozio e quindi... Quando sono fuori dal negozio ormai il beach tennis mi dà tanto. Sai che a me piace sempre sentire la cadenza romagnola, non so se è così anche per te, tu ormai ci sei abituata. Io ormai ci sono abituata. A me la cadenza romagnola mi fa sempre molto estate, sì. Fa proprio beach tennis, sì, proprio. Fa spiaggia. Ma tu spiaggia. Segui ancora il calcio o l'hai abbandonato? No, mi piace parecchio il calcio, sì, mi piace. Tu da Ravennate un po' la segui la nostra spalla oppure non la tanto? La seguo perché, essendo tre anni che frequento Ferrara, la seguo. Anzi, sono stato anche invitato da Marcello e Leonora a vedere l'Inter. Io sono tifoso interista, quindi mi hanno fatto un gran regalo, mi hanno portato allo stadio a vedere l'Inter. Quando eravamo ancora in Serie A. Quando eravate in Serie A, sì. Vabbè, insomma, questa cosa è stata carina. Speriamo, insomma, quest'anno, voi sapete, insomma, che nel weekend, questa settimana sarà di sabato alle 18.30, seguiamo la SPAL. Sì. Tra l'altro c'è un derby SPAL-Parma proprio questo sabato, un derby emiliano molto, molto atteso, e speriamo che la SPAL possa ricominciare a portare punti. Sono simpatizzante SPAL. Sei simpatizzante. Spallino, sì. Tu, Marcello, non c'è storia, tutti i FISPAL. Già, per forza. Come, certo. Come la vedi quest'anno con Tacopina? Guarda, allora, in realtà mi sembra che ci sia più carica dell'anno scorso. Cioè, l'anno scorso, visto che c'è stato un momento in cui, insomma, era molto stantio tutto, secondo me non ha fatto una brutta squadra. Adesso devono un pochino assestare. Adesso stiamo andando un po' a fasi alterne, per questo dicevo, aspettiamo di vedere, poi sì, potremmo dare un giudizio dopo un 10-12 partite. Secondo me ci vuole un po' di tempo, me. Guarda, ci vuole un po' di tempo.
Però insomma, dai, diciamo, sei fiducioso, ecco. Sono fiducioso, anche sul basket sono fiducioso. Anche sul basket, bene, ecco, tra l'altro ricordiamo che comincia anche il basket questo weekend, per cui è un po' una ripartenza in generale, ecco, questo inizio di ottobre. No, secondo me il basket quest'anno si possono togliere un po' di soddisfazioni, perché hanno fatto una squadra fatta molto bene, secondo me l'allenatore è molto bravo, e anche lì andremo bene, forse meglio della SPAL. Oh, guarda, questa puntata la registriamo, anzi è registrata, per cui cioè, nel senso che poi la teniamo, vediamo se alla fine di questo campionato lui generalmente quando dice le cose ci azzecca oppure no, però speriamo, ci riprova. Poi comunque lui ha un passato da cestista, lui ce l'ha da calciatore, lui ce l'ha da cestista, quindi in casa nostra è un H24 di TV accesa su qualsiasi tipo di sport. E quindi va bene, sei l'ideale delle varie pay TV che ci sono adesso, il cliente ideale, diciamo. Quando è? Adesso non è proprio così, comunque no, comunque. In ogni caso sono fruitore di queste cose. Sì, no, comunque guarda, per quello che riguarda appunto lo sport ferrarese stiamo scoprendo anche grazie a questo programma non soltanto insomma le squadre principali ma anche le tante attività. Il beach tennis tra l'altro mi diverte molto, ma nelle prossime settimane conosceremo anche altre squadre, altre discipline che magari per molti sono note, però magari non per il grande pubblico, insomma, ecco, per cui so che ci sono tante realtà nel ferrarese che portano a casa risultati di livello, di spessore, quindi speriamo di dare a tutti il giusto riconoscimento, diciamo così. Senti, ma tu intanto, Eleonora, segui ancora il calcio o hai un po' perso, diciamo? Ma io seguo voi. Tu? Tu segui seguo noi? Voi. Vabbè. No, in realtà ti dico la verità. Che non vuol dire che segui il calcio seguendo noi, eh? No, vabbè, dai, a parte ogni tanto appunto simpatizzando per la SPAL, devo dire la verità, da quando non lavoro più a Telestense ho un po' perso l'occhio per il calcio. Cioè, diciamo che l'interesse è un po' svanito, lo seguo in maniera molto distratta, lo seguo sentendo lui cosa dice, che succede. Sostanzialmente seguivo molto di più il basket, poi da dopo il Covid c'è stata un po' una battuta d'arresto. Comunque tendenzialmente lo sport mi è sempre piaciuto molto. Enrico che dice perché Eleonora non parla della maratona, adesso glielo chiediamo. Ma anche no. Com'è andata la maratona di domenica? Ma allora... preciso, preciso che hai fatto la 10 km. No, preciso, okay. Perché io non voglio essere irriguardosa nei confronti di chi lo fa di professione, runner o chi comunque si allena con costanza, ecco, come ad esempio ti vediamo Christian. In questo momento. Sì, che bella immagine. Vabbè, insomma, 1148. La stoffa ce l'ha. Cioè, sembri convinta perlomeno. Ah, eh? Per forza, perché se o sono convinta o torno indietro. Comunque no. Lei fa la modesta. Però è tornata a casa e ha detto ne avevo ancora. Vedi. Ma nessuno ti ha fatto una domanda. No, ma ci credo comunque. Perché, no, insomma, comunque il fiato ce l'avrai se sì, sei abituata a tornei di beach tennis e tutto il resto. No, è stato divertente. In realtà è stata una forzatura, se così vogliamo definirla. Ho un piccolo infortunio al braccio, quindi dovendo stare ferma. E sapendo che Christian veniva a Ferrara a fare la 21, ho detto beh dai, potrei fare la 10, la 21 è un'ambizione alla quale ancora non riesco e non penso di poter arrivare, però ho detto la 10 dai, tutto sommato la sfida mia è stata di farla, come faccio sempre un po' tutte le cose che hanno comunque un filo sportivo, di farla come una professionista, quindi mi sono allenata per poco tempo, avevo poco tempo per allenarmi e ho detto speriamo di riuscire a stare entro i 6 minuti e mezzo al chilometro, perché non ero abituata. Quindi hai sempre corso, non è che hai camminato? No, sempre corso. E sono stata sotto l'ora, quindi ho detto, mi sono meravigliata di me stessa, ho detto accidenti, ce la potevo fare anche meglio. Il discorso di tararsi in uno sport, per quello che dico, non voglio essere riguardosa nei confronti di chi veramente insomma corre e lo fa bene, il fatto è che io era la prima gara che facevo, quindi anche quando è arrivato, per dire un aneddoto, Christian a casa nostra, che ci siamo preparati insieme per andare in aste di partenza, io non sapevo neanche dove mettere il pettorale, e questo giusto per dire che io sono proprio un corridore della domenica, però oggettivamente sono riuscita a stare sotto l'ora. Ma non sapevo che cosa potevo fare, come potevo tararmi. Se mi dici di giocare un torneo di beach tennis, so esattamente come tarare le mie energie. In uno sport in cui non mi cimento spesso, devo dire, insomma, ho peccato l'esperienza. Allora, tu devi sapere che la settimana scorsa abbiamo avuto, e 2 settimane fa, anche gli amici della Ferrara Marathon, che ci hanno detto appunto che c'è tanta gente, e questo lo ribadiamo ancora, che magari va a correre o va a fare camminate veloci, ma non sa buttare il piede bene, perché comunque per fare attività sportiva fatta bene, immagino che voi insomma possiate concordare con questo, bisogna avere qualcuno che un minimo ti insegni a
e penso che questo valga anche magari per il beach tennis. Per qualsiasi sport. Cioè, qualsiasi sport. Ti diano una qualche dritta soprattutto. Quindi insomma il consiglio che davano e lo diamo anche noi a chi ci sta seguendo in questo momento, ok, lo sport fa bene, però bisogna farlo con dei criteri. Certo. Adesso, lo diciamo perché tu hai detto sono un corridore della domenica, però insomma comunque un minimo di confidenza ce l'hai con lo sport. Ecco, sì, per sì, cui, certo. Io devo dire la verità, ho visto persone che sono cimentate in questa Ferrara Marathon, c'erano 1500 iscritti tra le tre categorie, che erano la 21, la 10 non competitiva e la 10 competitiva. Io oggettivamente ho visto persone sicuramente encomiabili per lo sforzo profuso, però devo dire la verità, penso che ci sia gente che ha avuto un brutto lunedì a seguito, quindi bisogna anche stare un attimino attenti in queste cose, perché come dici tu lo sport fatto in eccesso non fa sicuramente bene, anzi. Ascolta, ti chiedo, ma durante il periodo l'anno scorso del lockdown o quando comunque ci si poteva poco muovere, come hai reagito, come hai fatto a fare Allora, devo dire la verità, noi siamo stati molto fortunati. Quando io dico noi, parlo per me, per Domenico e anche per Angela per un certo periodo, perché comunque il nostro, essendo uno sport non da contatto e tramite il tesseramento alla federazione, alla FIT, noi risultando agonisti abbiamo potuto allenarci. Quindi potevate, ecco, allenarci in singolo e poi insomma partecipare alle varie competizioni affiliate alla FIT che consentivano il regolare svolgimento delle gare, per quanto oggettivamente perdeva un po' di aura, di divertimento, perché oggettivamente si andava in campo con la mascherina, la si toglieva solo per entrare in campo, nel momento in cui terminava la partita si usciva dal capannone, dalla struttura, quindi magari c'era un freddo pazzesco, ricordo il torneo che abbiamo giocato sotto Pasqua, c'era veramente freddo, dovevamo uscire dalla struttura, giubbini, in auto, cioè anche gli italiani di categoria che abbiamo fatto sempre con Angelo, insomma pioveva fuori, quando non dovevamo giocare le competizioni eravamo fuori al ghiaccio, quindi diciamo che abbiamo giocato, siamo stati fortunati a giocare e non rimanere completamente fermi, però parlo per il secondo lockdown ovviamente, per il primo tutti fermi, tutti a casa. Anzi abbiamo fatto quelle cose che si vedevano su Facebook, cioè ci facevamo i video mentre ognuno di noi giocava in casa e ce li mandavamo tra di noi con grande nostalgia. E chi vinceva? Lo sport, vinceva lo sport. Sempre lo sport. Va bene, va bene. Allora guardate, visto che insomma qualche domanda è arrivata, mi fa piacere che insomma vuol dire che avete colto nel segno il nostro pubblico che sta guardando in questo momento. Riassumo un po' alcuni messaggi arrivati, lo chiedo a te Domenico, poi anche a Marcello. Per chi volesse avvicinarsi al beach tennis, che cosa consigliate? Visto che qua abbiamo detto che un minimo bisogna fare della pratica, ma con qualcuno che te lo insegni. Allora adesso ci sono molte, molte scuole, in qualsiasi, tanti ragazzi professionisti che lo fanno come professione, che hanno il lavoro, il loro lavoro insegnare, quindi cominciano fin da ragazzini, ci sono scuole dove ti insegnano soprattutto come si sta in campo, come si tiene in mano la racchetta, le basi, e poi dopo bisogna metterci un po' del proprio e cercare di apprendere quello che ti dicono. Certo. E poi immagino di divertirsi. Me ne accorgo anche, perché 15-20 anni fa non trovavi la gente che è forte come la trovi adesso. Adesso trovi dei ragazzini di 15-20 anni che ti tirano dopo. Mi viene in mente gli italiani, io e Marcello, abbiamo giocato... Già ride Marcello. No, abbiamo giocato un secondo turno contro un ragazzino di 16 anni e uno di 14. Io e lui insieme ne facciamo 114, ci sono 84 anni di differenza in due, però li abbiamo fatti sudare, abbiamo perso 9-7, me lo ricordo ancora, siamo stati bravi. Ecco, quindi come è stato confrontarsi con questi? Beh, guarda, è stato simpatico. Diciamo che noi usciamo sempre con molti complimenti, magari non vinciamo, però comunque... Posso dirgli anch'io i complimenti? Che gli fai anche tu i complimenti? No, adesso c'è un aneddoto di questo tipo, perché ricordo un torneo in cui eravamo, loro sono cimentati con una coppia veramente forte, dopo insomma di ragazzi giovani e molto molto competitivi, e insomma c'era un ragazzino piccolino, mamma, guarda quei due vecchi a giocare a racchetta. vabbè, c'è da dire che no, sono piccoli. Ma disse, sono vecchi ma sono molto bravi. Vedi.
Forse vedi, non riesci a capacitarsi del fatto che anche quando non sei più dei ragazzini si può ancora portare a casa un risultato importante. No, comunque, a parte tutto, una bella testimonianza quella che ci avete portato questa sera, quindi vi ringrazio per questo. Vedremo se l'anno prossimo tutti i cinquantenni, 55enni e anche oltre, tutti a giocare con i racchettoni. Con cautela, mi raccomando. Poi magari non, troppo, non nelle ore troppo calde, bevete, cos'è esatto. Che si dice anche. Bevete acqua, integrate. Esatto. Beh, però voi avete giocato l'8 del mattino, avete detto? Sì. Ma non solo. Anche... No, ma si gioca anche all'una, sotto i 40 gradi. Eravamo partiti bene. Va bene l'8 del mattino. Allora adesso vi ringrazio ufficialmente tra un attimo. Vi anticipo, tra poco si parla di pallamano con l'appuntamento, la striscia ormai diventata abituale del giovedì sera con Giuseppe Celeghini e i suoi ospiti. Io ringrazio dunque Domenico Barbieri e Marcello Tommasi, grazie a entrambi. Grazie dunque. A voi. Poi grazie vi voglio 4-10 anni ancora che sarete lì a battagliare sui campi di beach tennis. E vedremo come sarà ridotta invece Leonardo tra 10 anni. Meglio di noi sicuramente. Benissimo. Sì. Benissimo. Sempre in forma, vero? No, non so come sarò, però... No, ma sarai sempre in forma. Se mi inviterai, visto che ci siamo conosciuti 10 anni fa, facciamo il ventennale. Siamo sempre qui. E salutiamo anche Angela Salvatori e Cristian Galli che ci hanno accompagnato prima con Stefano Muroni. Vi lascio con Giuseppe Celeghini. Vi ricordo che Match, quello dedicato alla SPAL, torna sabato alle 18. Grazie a tutti e linea Giuseppe Celeghini. Buonasera, ben ritrovati, rieccoci in studio per l'ultima parte di Match, quella che ormai come consuetudine è dedicata alla pallamano, alle due squadre che militano in Serie A di Ferrara, Giara Assicurazioni e Ariosto Ferrara. Anche questa settimana, come la settimana scorsa, mezzo sorriso agrodolce, perché se possiamo cogliere con soddisfazione i due punti colti dalla Giara Assicurazioni in trasferta a Parma, purtroppo fa da contraltare l'ennesima sconfitta dell'Ariosto Ferrara, di cui ne parleremo diffusamente più tardi. Partiamo dalle note dirette. Intanto un saluto ai nostri ospiti. Abbiamo con noi questa sera Corrado Sgargetta, capitano della Giara Assicurazioni. Poi abbiamo il portiere Michele Rossi e poi a parlare dell'ambito femminile, coach Carlos Britos dell'Ariosto. Quindi io partirei subito, tanto diamo merito a Giara Assicurazioni per essere riuscita ad espugnare in maniera convincente l'impianto di Parma dopo una settimana difficile. Corrado, è stata una settimana tormentata, siete scesi in campo a Parma con la giusta mentalità e con la giusta determinazione, risultato giusto. Sì, è vero, è stata una settimana abbastanza pesante per appunto i motivi che hai detto tu, però siamo stati bravi a reagire subito. A Parma abbiamo disputato un'ottima partita sotto il punto di vista mentale prima di tutto e tecnico. La partita non è mai stata in discussione, siamo stati sopra sempre dal primo minuto, quindi penso che abbiamo fatto una buona gara. Grande merito a quel signore di fianco a te che difendeva sì. La porta da Giara Assicurazioni. Michele Rossi, prestazione sontuosa a dir poco. Se ci fosse i voti come nel calcio, forse 9 avresti preso, non dico 10 perché si dà in occasioni eccezionali. Io una partita di un portiere come quella che hai disputato te a Parma non l'avevo ancora vista. Sì, è andata bene, abbiamo reagito tutti quanti, che come si dice, se il portiere para di più, magari anche perché la difesa aiuta tanto. Merito anche della difesa, giustamente. Allora, andiamola a leggere intanto questa giornata, che è la terzo turno del campionato di Serie A2 maschile, che ha visto il pareggio 28-28 fra Cologne e San Vito Marano. Arcom ha superato Rubiera 30-21, Oriago sconfitto in casa da Molteno 30-26, come Torri che ha espugnato mezzo corona 33-20, vittoria di misura di Vigasio a Cassano Magnago 27-26, anche Malo ha vinto in trasferta a Palazzolo 28-23 e per concludere la nostra Giara Assicurazioni, la squadra di Ferrara, che ha espugnato Parma per 25-21.
Direi, abbiamo detto, risultato giusto che fa Corrado guardare la classifica col sorriso. Un'eventuale sconfitta avrebbe aperto scenari che non voglio neanche pensarci. No, infatti non pensiamoci, la classifica adesso è buona. Sicuramente per ora stiamo rispettando i nostri obiettivi che ci eravamo prefissati, quindi finire nella parte medio-alta della classifica. A mio avviso, vittoria che vale più dei due punti in classifica. Morale, consapevolezza dei propri mezzi, si dice che vincere aiuta a vincere. Decisamente, decisamente sì, sono pienamente d'accordo. Vale di più anche perché comunque Parma è una diretta concorrente, anche loro sono un'ottima squadra e hanno ambizioni di alto livello, quindi sicuramente sono due punti molto molto importanti. Michele, si veniva, abbiamo detto prima, da una settimana molto complicata, anzi possiamo anche dirlo, si è cominciato a discutere, perché l'ho presente anch'io, nel parcheggio di Molteno sabato sera e si è finito mercoledì. Quindi onore al merito a come è stata preparata, diamo merito anche al vostro allenatore Anthony Laera che ha preparato in maniera direi perfetta la sfida di Parma. Te vedendo i tuoi compagni da dietro, tatticamente direi che siete stati perfetti. Sì, sì, è preparata, abbiamo giocato come avevamo preparato, questo anche a Molteno, però era una caratura dell'avversario sicuramente più alto. Sì, sì, c'è certo. Abbiamo anche beccato una partita noi sbagliata e quindi l'importante era reagire, l'importante era reagire di squadra, abbiamo giocato più ordinato, più decisi in difesa e il risultato si è visto. No, giusto sottolineare, come hai detto tu, che la caratura di Molteno era senz'altro superiore a Parma, però mi viene subito una domanda allora, ma la vera giara era quella vista a Molteno, speriamo di no, o quella ammirata a Parma? Quella ammirata a Parma, e l'importante è lavorare e non reagire sempre da degli scossoni, ecco. Non so, perché stiamo lavorando bene. Nella ripresa, Corrado, il primo tempo è abbastanza equilibrato, dopo l'intervallo siete scappati via, ha provato a ricucire il punteggio la formazione a Città Ducale, ma avete, a mio avviso, controllato sempre la partita. Io, dall'intervallo in poi, non ho mai avuto dubbi di portare a casa l'intera posta in palio. Sì, è vero. Hai fatto un'analisi perfetta, ma è nostra consuetudine, in realtà, già dall'anno scorso, nei secondi tempi, migliorare i nostri risultati in quasi tutte le partite. Questo perché abbiamo un'ottima preparazione fisica, il nostro staff lavora tanto, lavora bene. Avete lavorato tutte estate praticamente. Sì, non siamo stati fermi mai, è vero. E questo paga, perché nei secondi tempi di solito riusciamo ad esprimerci molto meglio. Chiaramente la parentesi di Molteno è stata una parentesi negativa che abbiamo superato, non ci dobbiamo tornare più su. Sì, sì, voltiamo pagina. È successo, siamo inciampati, può succedere, non succederà più, speriamo. Beh, allora intanto diciamolo, è stata una partita quella di Parma dove il valore della gara assicurazione, ma soprattutto io ho ammirato il carattere, la determinazione in campo rispetto a un avversario importante, perché Parma ne stiamo parlando quasi come fosse un fanalino di coda. No, come dicevate prima, è un avversario più o meno del nostro target di classifica, quindi sorrisi e buon umore in casa gara assicurazione. Carlos Britos. Buonasera. Si sorride poco invece nella femminile. Guardare la classifica fa paura, zero punti dopo, anzi diciamo si è disputata anche nel campionato femminile, sono disputate tre giornate, ma l'Ariosto ha giocato già anche la quarta in anticipo perché Salerno aveva impegni di coppa e purtroppo contro Salerno nulla da fare. Sì, sicuramente per noi un inizio di stagione molto negativo. L'ho detto anche ieri, quando una squadra come l'Ariosto Ferrara perde quattro partite di fila è la colpa dell'allenatore, perché lavoro in una società che mi dà un ampio margine per prendere decisioni di una stagione all'altra, che giocatrice voglio, chi rimane, chi se ne va, e quando la squadra non funziona è tutta responsabilità mia. Adesso abbiamo tre settimane. C'è una settimana dei nazionali, che tre giocatrici se ne andranno, due nazionali italiane e una bulgara, perciò ci rimangono, diciamo, alla squadra piena due settimane, che per noi sono molto molto importanti. Sicuramente in queste tre settimane faremo dei cambiamenti, perché le prossime due giornate con Cassano e Cellini per noi sono molto importanti. Sì, fino adesso stiamo giocando al 200,
dovremo fare molto molto di più, perché abbiamo bisogno dei punti per forza. Coach, ti fa onore, la missione, ti sei assunto tutte le colpe, ma coach Brito c'era anche l'anno scorso quando la squadra andava bene. Sì, ma è così, cioè, se la squadra non funziona e la società ti dà tutto, l'allenatore si deve prendere la responsabilità. Non posso dare la colpa a questa o all'altra giocatrice. Mi hanno preso la giocatrice che io volevo, mi hanno dato tutta la preparazione, abbiamo fatto dei tornei, sono venute squadre dall'estero. Io non mi posso nascondere e dare la colpa a qualcun altro. Sicuramente devo lavorare ancora di più. Ci sono certe giocatrici che non hanno arrivato al suo livello e è il mio compito portarle, non criticarle o farle sentire che non sono state all'altezza, perché può capitare, perché potevamo in questo momento stare parlando di avere punti se avremmo avuto un po' più di esperienza per chiudere due partite che abbiamo perso di un gol. E l'umore sicuramente in generale sarebbe un altro, ma alla fine la unica verità è la realtà, che abbiamo 0 punti e dobbiamo fare qualcosa di diverso per uscire. Allora, andiamo intanto a leggere questa terza giornata di campionato, anche se, come abbiamo ricordato prima, Ferrara ha già disputato in anticipo la partita valevole per il quarto turno, però siamo ancora alla terza giornata, che ha visto Erice andare a vincere a mezzo corona 27-23, Pontigna ha espugnato Malo 28-21, Salerno ha vinto in scioltezza contro Casalgrande 31-18, Brixen ha vinto a Cassano Magnago 32-19, come Mestrino ha vinto a Padova 34-29 e purtroppo, come ne parlavamo un attimo fa, l'Ariosto Ferrara è stata sconfitta di misura a Leno 29-28. Carlos, fra l'altro, per lunghi tratti della partita a Leno in vantaggio. Sì, il primo tempo abbiamo iniziato male, ci hanno preso 5 gol di vantaggio, dopo abbiamo recuperato, siamo passati 1-2 gol sopra, però di nuovo è stato molto equilibrata e alla fine loro hanno avuto un po' più di esperienza o qualche anche situazione che noi le abbiamo regalato e loro hanno approfittato molto bene. È normale che quando la dinamica non è positiva, sicuramente ogni piccolo errore il rivale te lo fa pagare molto. Perciò sì, se ne è scappato di nuovo la partita di un gol e sicuramente ha fatto un po' di danno alla squadra. Hai parlato di episodi nella partita contro Leno, poi dopo Salerno, poco da fare perché la qualità, ricordiamolo, Salerno che ha fatto visita al Pala Boschetto ieri sera è la squadra campione d'Italia e sul terreno di gioco di Ferrara ha dimostrato il suo valore. Sì, sono partite che dove uno deve giocare al 100% e aspettare che gli altri non siano in una giornata perfetta. Anche perché per ogni piccolo errore, per 40 minuti abbiamo giocato quasi alla pari, dopo 2-3 errori che ci poteva far avvicinare di 1-2 gol, sono state, che può capitare, è successo che l'abbiamo sbagliato e loro hanno preso un vantaggio di 6-7 gol che dopo si fa molto molto difficile perché gli altri iniziano a giocare molto tranquilli e uno nella disperazione inizia a prendere delle decisioni che possono essere sbagliate e il margine si fa più grande e alla fine, vabbè, Salerno lo conosciamo, ha delle giocatrici molto molto importanti, non per nulla negli ultimi anni ha vinto tanti scudetti e niente, poi abbiamo fatto il massimo possibile. Hai parlato giustamente di dettagli nelle partite, per me ce n'è uno che è la matrice di questo inizio di stagione molto problematico, mi riferisco alla prima giornata di campionato, l'avversario è uno di quelli che lotterà per lo scudetto, parliamo di Brixen, Bressanone, squadra dell'Alto Adige, però complice le assenze, una prestazione ottima della nostra Ariosto complessivamente, ci siamo trovati gli ultimi 30 secondi col punteggio in parità e la palla in mano. Invece si poteva vincere o pareggiare, cosa è successo? Invece abbiamo perso. Secondo me da quel momento in poi lì sono cambiate diverse cose dal punto di vista, a mio avviso, della mentale, psicologico. Coach, tu che vivi lo spogliatoio, le ragazze, la mentalità... Sicuramente vincere quella partita ci avrebbe dato un morale molto molto alto, perché Brixen, come tu hai detto, insieme a Salerno penso che faranno, sono una squadra che, da battere e che lotteranno fino alla fine per lo scudetto, non ci nascondiamo. Abbiamo commesso l'errore, mancando 1:30 eravamo un gol sopra con la palla in mano e abbiamo già visto video, abbiamo fatto 4-5 piccoli errori, non neanche grandi errori, piccoli errori, però tutti sommati in 1:30 fare 4-5 errori sono tantissimi. E una squadra esperta come il Bressanone, che ha una qualità individuale altissima delle sue giocatrici,
non ti perdona. E per questo anche loro sono sempre una squadra dei primi posti, perché hanno questa qualità e loro non mollano fino alla fine e in momenti di situazione critica riescono a esprimersi molto bene, e questa è una cosa che dobbiamo anche imparare dagli altri. Se la posizione di classifica, a mio avviso, ma ne sono sicuro, dell'Ariosto è bugiarda, perché la nostra formazione del massimo campionato femminile di pallamano vale di più sicuramente della posizione che occupa in questo momento in classifica, in casa già rassicurazioni, invece dicevamo due vittorie, si veleggia tranquillamente. A vostro parere, lo chiedo a entrambi, Corrado, che posizione, anche se presto, siamo appena iniziati, ma tu in quale fascia collocheresti la nostra formazione? Ma è molto presto per fare un pronostico. Abbi coraggio. Ah, ti dico, è molto presto per fare un pronostico, sono troppo poche le partite giocate e il livello medio si è alzato molto quest'anno. È un campionato molto combattuto, non ci sono squadre materasso, tutte le squadre possono perdere punti contro chiunque, quindi è molto difficile fare un pronostico. Sicuramente noi vogliamo arrivare tra le prime cinque, quello sarebbe un buon risultato. Michele, Corrado ha parlato fra le prime cinque, tu quante squadre vedi e chi vedi sulla carta? Poi se giochi come hai giocato a Parma non perdiamo più, ma sulla carta chi vedi, non dico decisamente, ma che possiamo indicare come sulla carta superiori alla già rassicurazione? Allora, sicuramente Molteno che abbiamo già affrontato, poi sicuramente le due squadre che l'anno scorso sono andate ai play-off, Malo e Torri, hanno, anche se si sono rimescolate molto, con gente, ragazzi nuovi, però sulla carta secondo me hanno ancora qualcosa in più, però anche l'anno scorso le ultime due giornate le abbiamo battuti, quindi poi il campo vedi, il campo vediamo, può ribaltare, esatto. E spesso succede quello che è un eventuale pronostico. Esatto, e poi ci sono squadre attrezzate come Cologne, che però secondo me sono al momento, se non voglio, al nostro livello. Quindi sì, ci sono quelle quattro squadre, magari ci posso venire in mente anche una quinta, con cui sarà magari più difficile, però come ha detto Corrado, ogni giornata può essere, non bisogna sottovalutare nessuno, però l'ambizione è quella la stessa. Michele Rossi, io spenderei due parole per un giocatore che a Parma mi è piaciuto moltissimo, parlo di Pedron, un giocatore giovane, io lo vedo in costante crescita, con un braccio veramente, nel primo tempo è partito sparato e ha portato il primo break lui con conclusioni d'applausi. Sì, sì, è giovane, ma deve solo, diciamo, dico io, canalizzare le idee, nel senso che ha molta... È un concetto interessante, esatto. Questo, spiegaci. Perché magari passano tante cose buone per la testa, ma vanno fatte nel momento giusto soprattutto. Però sì, a Parma ha iniziato molto bene, ha aperto il break iniziale e sta migliorando e sarà di molto aiuto per noi, soprattutto per la parte offensiva in cui stiamo costruendo e dobbiamo migliorare sicuramente. Capitano, adesso a te ti faccio un altro nome che in questo momento sta attraversando un periodo un po' d'ombra. Parlo del nostro straniero Marquez, che ho visto giocare molto bene nelle ultime partite, un po' in ombra, per carità, non stiamo facendo processi, è un giocatore su cui puntiamo molto. Beh, tu che lo vedi in allenamento, lo vedi tutti i giorni? Lui è un giocatore appena arrivato, quindi è sempre difficile inserirsi negli schemi di una squadra che comunque è già collaudata, perché di fatto i nuovi acquisti sono stati solo lui e Zanghirati. Parliamo di due acquisti di grande qualità. Assolutamente, comunque. Fortissimi entrambi. Marquez è un giocatore che ci può dare un grandissimo aiuto, ha una fisicità incredibile, in difesa è veramente bravo e in attacco ha un braccio eccezionale. Dobbiamo solo riuscire a inserirlo dentro degli schemi che per noi sono già abituali e per lui invece è tutto nuovo. Dobbiamo trovare i tempi, dobbiamo trovare le misure dei passaggi, tante piccole cose che fanno la differenza in una partita. Lui fra l'altro è un ottimo ragazzo, perché lo vedo proprio lì con la testa, è il primo che sta cercando di allenarsi di più per colmare quello che anche dal suo punto di vista vede esserci un momento di difficoltà.
Assolutamente, sì, lui ha una grande voglia. Che non è scontato con gli stranieri che arrivano. No, certo, è sempre da lodare, ha un atteggiamento sempre positivo. Ripeto, secondo me è solo questione di tempo e poi farà valere tutto il suo valore che è molto molto alto. In casa Ariosto, coach, un discorso, due parole le spenderei anche in questo caso per la nuova straniera, parlo di Tomova che io ho visto avere delle qualità favolose, poi se le andiamo a rapportarle con la giovanissima età, però anche pause e a mio avviso, non sono un esperto, letture sbagliate nella giocata. Troppe volte ha tentato la conclusione a discapito di uno scarico per una compagna meglio piazzata. Sì, sicuramente. Raccontaci un attimo questa ragazza che ha fatto ieri ha fatto due partite, un primo tempo veramente infatti, fotografato perfettamente. Ha fatto un primo tempo di quelli che noi la conosciamo. Quando l'abbiamo visto all'europeo abbiamo visto una giocatrice veramente con una qualità molto alta. Ha concluso con 7-8 gol. Sì, sì, sì. Aveva fatto tante finalizzazioni anche dell'esterno, ha un braccio molto importante, sicuramente ha 19 anni. Viene una filosofia di gioco molto diversa, dove lei nella sua squadra prendeva tutte le responsabilità e perciò non è tanto abituata a questo di prendere decisioni, di cercare la giocatrice che stava solo, perché lei prima aveva sempre la responsabilità di essere quella che portava la squadra in avanti. Adesso si è inserito in una squadra dove tutte le giocatrici possono fare molto bene e lei si deve approfittare di questo. Sicuramente il potenziale di lei solo può crescere, perché sicuramente quando uno gioca da solo o con uno o due compagni, sicuramente la difesa va soprattutto su questi giocatori. Quando hai in campo che tutte le giocatrici sono capaci di fare male a livello offensivo, gli spazi si dovranno creare molto di più. Dovremmo lavorare di più su di lei. Il problema è che è stata infortunata, sono 3 settimane solo che si allena e come ha detto Corrado anche De Marquez, ci vuole tempo per inserirla nella maniera di giocare. Sicuramente che quando uno vince è molto più facile, c'è molto più tempo e quando perde come che ogni errore o ogni giocatrice che non sta al suo livello uno lo sente, ma abbiamo molta fiducia in lei e devo lavorare ancora tanto con lei, sicuramente è una che va in nazionale la prossima settimana e no, quindi non l'avrai nel periodo e questo purtroppo una delle 3 settimane non ci sarà, però va bene, dopo ritornerà, cercheremo di fare anche qualche amichevole in più perché hanno bisogno di giocare. Al di là degli allenamenti, le partite sono altre cose e abbiamo anche che loro possano giocare più partite anche amichevoli perché saremo fermi per il campionato, perciò non possiamo aspettare a Cassano per giocare. Sicuramente le prossime settimane organizzeremo delle amichevole di diversi livelli perché abbiamo bisogno di giocare. Rimanendo in tema straniere, fra i pali non sta forse rendendo come erano le aspettative la ragazza spagnola che a mio avviso ieri ha avuto una giornata molto negativa. Sì, sì, purtroppo veniva di fare una grande partita a Leno. Villoslada, pronuncio bene sì, il nome. Sì, è spagnola, Villoslada, aveva fatto una grande partita a Leno, e sicuramente erano due squadre totalmente diverse, sappiamo che Salerno ha anche le triatrici di un altissimo livello, che giocano in nazionale con molta esperienza, la difesa anche doveva fare qualcosina in più, sicuramente lei non è stato al livello che ci aspettavamo, però dobbiamo, anche lei viene da una categoria che è totalmente diversa, una metodologia di allenamento diversa, stiamo lavorando tantissimo, lei sta lavorando tantissimo, però sicuramente abbiamo bisogno, come abbiamo parlato con Michele qua che ha fatto una grande partita e questo ha aiutato tanto la squadra, la pallamano il portiere è fondamentale, se il portiere non è buona giornata sicuramente la difesa deve fare di più e questo delle volte dobbiamo anche capirlo, che se vediamo il portiere in difficoltà dobbiamo aiutarlo, dobbiamo fare di più, perché delle volte il portiere fa di più per la difesa quando la difesa non è in sua giornata, può capitare. Poi viene impegnato di più. Appunto, solamente che il portiere, purtroppo a lui sì, lo aiuta la difesa, però una volta che il pallone passa è lui da solo, invece i difensori hanno il portiere dietro che ante un piccolo errore li possono coprire. Perciò niente, dobbiamo continuare anche lei, è straniera, e dobbiamo anche a lei aiutarla per poter inserire nella miglior maniera. Stiamo avviandoci alla conclusione, parliamo del prossimo turno, in questo caso ne parliamo solo con in ambito maschile con Giara, perché come abbiamo detto col coach, nella femminile ci sarà la pausa dovuta alla nazionale. Velocemente, Cassano Magnago, prossimo avversario. Alla portata ce la possiamo giocare senza paura? Alla portata stiamo già preparando ovviamente la partita che è tra 2 giorni e senza cali di concentrazione che abbiamo già pagato l'anno scorso, che purtroppo
in casa avevamo perso, ma dobbiamo stare assolutamente concentrati per vincere sabato e iniziare magari una striscia di risultati positivi. Corrado, da capitano, hai detto prima è presto per determinare una classifica che ancora non ha la sua fisionomia, però c'entra un'altra vittoria, porterebbe 3-1 il computo, forse collocherebbe la nostra squadra nella prima fascia. Sì, sicuramente una vittoria sabato è fondamentale e auspicabile. Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare la squadra di Cassano, perché sono storicamente una compagine molto ostica da affrontare. Hanno un gioco molto veloce, hanno un'ottima difesa, quindi non dobbiamo assolutamente commettere questo errore. Però è totalmente alla nostra portata e dobbiamo pensare di poter vincere e giocare perché al meglio. Se sono dietro ci sarà un perché, d'accordo, le partite, ogni partita ha una storia a sé, però se guardiamo la classifica, altri due punti, pensiamo di poterli... Non dico che, però, sono alla portata, diciamo. Sono alla portata sicuramente. La classifica a volte è un po' bugiarda, dobbiamo stare molto sì, attenti. Sì, soprattutto nella prima dobbiamo fase. Dobbiamo stare molto attenti, però anche è la nostra portata. È bugiarda. Sì. No, allora, Ferrara è in un buon momento, ha superato la crisi, Parma ha cancellato quello, crisi è una parola sbagliata, ha cancellato il passo falso di Molteno. Quindi guardiamo avanti con fiducia, prossimo impegno con Cassano Magnago. Noi ci avviamo alla conclusione, un ringraziamento a Corrado Sgarzetta, Michele Rossi, grazie a voi. Coach Carlos Britos. Ci rivediamo giovedì prossimo, sperando avremo da commentare solo la partita da Zara Assicurazioni, speriamo di farlo col sorriso anche giovedì prossimo. Un saluto a tutti, arrivederci, alla prossima.